La fiducia accordatami con tale nomina, oltre che onorarmi profondamente, mi incoraggia ad assumere il peso emotivo e la responsabilità professionale ed umana che tale incarico richiede. Incarico arduo in quanto volto alla tutela generalizzata dei minori, dell'infanzia e dell'adolescenza, segmenti di vita questi in cui impera la duttilità, la fragilità della personalità in itinere, segmenti di vita vissuti da tutti noi, ma spesso accantonati dal passare del tempo. Io mi impegnerò a supportare i genitori in difficoltà, se solo rivolgiamo un pensiero ai genitori dei bambini diversamente abili, agli stranieri, ai bambini che subiscono le separazioni, i divorzi e gli affidi conflittuali. Io mi impegnerò a supportare, a dar voce, forza e protezione ai minori e per tale intento io chiederò il supporto delle autorità ecclesiastiche, dei volontari, delle associazioni, delle imprese che insistono sul territorio abruzzese e io credo fortemente che l'unione tra le persone generi una forza straordinaria. Io credo che l'unione tra noi adulti sia un atto dovuto in nome e in ricordo dei sogni, dei dolori e degli entusiasmi di quando eravamo bambini.